Ciao, siamo i ragazzi del Book Blog e siamo qui con Robert Doms e volevamo rivolgerle qualche domanda. Innanzitutto, il titolo del suo libro è Nebbia in agosto. Come mai ha scelto la nebbia per rappresentare lo stato d'animo del protagonista? Der Nebel spielt in dem Buch eine große Rolle als Nebel in der Welt, ja, der da ist, aber vor allem als Metapher. Der Nebel steht für das Grauen, für das Böse, das immer näher kommt, für das Verstecken der bösen Geschichten. Und Ernst Losser sieht immer diesen Nebel und er weiß irgendwo tief in sich drin, dass dieser Nebel gefährlich ist. Also es ist der Nebel des Bösen. La nebbia è molto importante come titolo nel libro, è importante sia perché rappresenta un qualcosa che avvolge tutti noi nel mondo, ma è anche una metafora che rappresenta il male, rappresenta le cose buie, oscure, grigie e Ernst Lossa vede questa nebbia intorno a sé nel mondo in cui vive e sa che questa nebbia è pericolosa perché appunto rappresenta il male. Ernst Lossa amava la sua vita da nomade nonostante le proibizioni che questa implicava. Pensa che anche alcuni bambini nomadi, la cui vita ci appare spesso ingiusta, ne siano invece felici? Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ernst Lossa war 4 Jahre alt, als er aus seinem alten Leben herausgerissen wurde. Und ich glaube, er war glücklich. Es war ein Leben voller Freiheit. Die Eltern sind durch die Gegend gefahren und haben Dinge verkauft als fahrende Händler. Ich glaube, dass Ernst diese Freiheit sehr, sehr geliebt hat. Und dann mit 4 Jahren kam genau das Gegenteil. Ein Gefängnis nach dem anderen. Ich glaube, er war mit seinem alten Leben sehr glücklich, ja. Ernst Lossa è stato portato via dalla sua famiglia a 4 anni, però quindi non si può sapere dopo se fosse felice della sua vita. Sicuramente quando era con i suoi genitori era molto felice, poiché la sua vita era caratterizzata dalla libertà. I suoi genitori erano commercianti ambulanti, quindi vendevano diversi oggetti che portavano a casa e viaggiavano molto. E questo appunto per lui voleva dire libertà e non si sentiva mai in prigione, che probabilmente il modo in cui si è sentito quando è stato trasferito da una struttura ad un'altra durante poi la sua vita. Pensa che il suo romanzo descriva la crudeltà dei nazisti come l'olocausto che fu rivolto al popolo ebreo? Das war gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war ein Leben zu beschreiben. Ein Leben in einer furchtbaren Zeit und ein sehr, sehr kurzes und trauriges Leben. Ich glaube, unser Herz ist zu klein, um sich tausendfachen Tod und Morden vorzustellen. Das geht nicht, das schaffen wir nicht. Aber eine Person können wir uns vorstellen. Und deswegen habe ich eine Person genommen und habe ihr Gesicht und Stimme und Leben und Würde zurückgegeben. Il mio obiettivo principale con questo libro non era quello di rappresentare l'orrore nazista, ma era quello di ricordare delle vite che sono state tolte e soprattutto queste vite sono rappresentate dalla figura di Ernst Lossa, che il quale ha avuto una vita molto breve e anche triste. E io penso che i nostri cuori siano troppo piccoli per poter accogliere il dolore delle milioni di vittime che sono state causate dal nazismo, quindi anche solamente una vita ricordata può far sì che noi ricordiamo questo evento e che lo portiamo dentro di noi. Pensa che oggi siano stati fatti progressi per la comprensione e l'accettazione di comportamenti che si discostano dai canoni definiti normali? Ja, natürlich. Wir neigen dazu, uns abzugrenzen. Das heißt, wir betrachten immer die Menschen, die anders sind, anders leben, andere Hautfarbe haben,
die komisch sind, ja, die auszugrenzen. Das ist ein, ich glaube, das ist ein Grundproblem unserer Gesellschaft. Und es ist schwer, offen zu sein. Es ist auch schwer, als Gesellschaft offen zu sein, aber ich habe gelernt, es ist gut. Es macht unser Herz auf, es macht, macht uns friedlicher und es macht die Gesellschaft besser. Es ist eine Arbeit, die wir tun müssen, aber es passiert auch heute noch. Sicuramente in generale vi è la tendenza a chiudersi verso altre società, verso altre culture, e questo lo vediamo ancora oggi, che quando si vede un qualcosa che è diverso tendiamo ad escluderlo, poiché pensiamo che queste persone siano diverse, siano tra virgolette strane, e questo è anche un problema della nostra società ancora oggi. È molto difficile essere aperti, ma è anche molto importante farlo, poiché questo può renderci più felici e apre immensamente i nostri cuori e è anche un mezzo per migliorare la nostra società. Grazie.